penso che ne abbia chiunque di maestri. Io ne ho avuti tanti. Il primo maestro che ho avuto nell'ambito del fumetto, dell'illustrazione, indubbiamente Iacovitti, che non ho mai conosciuto purtroppo, però in ogni caso è stato un grande maestro, perché da piccolo leggevo Zorro Kid, mi piaceva il tratto, guardavo attentamente i suoi lavori, il mondo del fumetto attraverso rassegne umoristiche. E da lì ho cominciato a farle a livello nazionale e anche internazionale. Ho fatto delle rassegne a Teheran, come in Francia, come in Turchia. C'è tre grandi maestri che ricordo, che mi hanno dato dei suggerimenti di, a livello proprio tecnico, a livello come rapportarsi in questo mondo del fumetto: Milo Manara. Milo Manara, grande amico comunque Manara, ho fatto una tesi su Milo Manara all'Accademia Belle Arti e mi ha dato dei buoni consigli Manara. Un giorno, dopo aver studiato, diciamo, tecniche qua e là, tramite internet, proprio sulla social network noto, e niente, devo dare un nome a un personaggio un po' sexy che era nato per scherzo tra colleghi, una befana, è nata proprio il 6 gennaio, niente, è nato questo personaggio, c'era da dargli un nome. L'unica persona sexy che comunque conoscevo, tra virgolette, ce l'avevo come amica su questo social network. Ho detto, ma sì, è un bel nome, chiamiamola Arianna anche lei. Pagina proprio dedicata a questo personaggio, un discreto successo, perché tutti un po' si vergognano, diciamo, io ho questo salvaschermo un po' sexy. Invece ho notato in giro che amici e conoscenti avevano il suono di scrivania, il suono del cellulare, cosa che con personaggi precedenti non ho mai visto. Allora ho detto, vai, continuiamo quella strada lì. In ogni caso, insomma, è divertente farlo, mi piace. Realizziamo proprio il personaggio di lei, come un tributo, qualcosa che mi sentivo di fare e che volevo provare a fare. E da lì ho iniziato a disegnare Arianna un po' più seriamente. Vedevo con mio stupore che mi veniva molto bene. Evidentemente negli anni ho coltivato questa tecnica inconscia a me stesso, perché ho sempre, ripeto, ammirato il maestro Manara, ma anche altri maestri che ho conosciuto, che sono venuti comunque tanti, perché da ognuno ho colto un qualcosa. Da lì mi sono detto, ma sì, proviamo, a me è riuscito bene, giù il primo, giù il secondo, magari c'era qualcosa che non mi andava, tipo magari gli occhi o la bocca non era lei. Però continuava, è iniziata questa collaborazione comunque che continua tuttora. Gli ho dedicato proprio una pagina, ho eliminato la mia vecchia personaggia Arianna, trasformandola interamente. Dopodiché nel tempo degli amici mi hanno richiesto ancora la personaggia un po' più comics, e sono ritornato a farla sulla sua impronta, cioè diciamo che è bionda, è cambiata Ariannina, quella fumetta, diciamo. E comunque sia, mi sono divertito, mi sto divertendo tuttora. È nato questo libro su Calameo, sono nate parecchie cose, insomma, parecchie collaborazioni. Sì, gli stili ne ho affrontati tanti, ma diciamo che quello che preferisco è proprio il fare il tratto nero, matita, chiaramente tratto nero, scansionare il mio lavoro e tenere, diciamo, la copia in digitale. Converto quasi tutte ultimamente in tracciati, nel senso che li vettorializzo, perché preferisco. Una cara amica mi ha fatto vedere dei lavori in cui la mostra a New York, e da lì mi sono appassionato a quel genere di tratto, che è un po' del personaggio, lo posso dire, non ho nessun problema, che a me piace molto personalmente, Eva Kent, e mi consigliò di fare il tratto piatto. Cioè, proprio io sempre utilizzavo Photoshop, una colorazione chiaroscuro, ombrette varie,
invece il tratto piatto, tinte piatte, diciamo che questi due ultimi anni mi dà molta più soddisfazione, cioè è semplice, come anche la stessa Arianna che realizzo, è proprio carattere, le cose minime, i suoi occhi, la bocca, i capelli, il corpo, che è chiaramente lei vive d'immagine come me, però lei vive sulle fotografie, quindi con chiaroscuro e tutto. Realizzare un elemento piatto, un elemento tinte piatte, ma appassionato molto di più. O ti rispecchia di più l'immagine di un tuo marchio. Respect Fumetti vuole apparire con questo logo. Se fosse il disegnetto che faccio per la persona a me cara, che lascio privatamente, è chiaro che avrebbe la firma. Diciamo disegno originale alla firma, e tutto quello che è vettoriale, che non è più, che diciamo perde quell'originalità propria, però ne acquista un'altra. Secondo me, acquistando l'altra originalità del disegno digitale, deve avere un logo digitale, deve avere un logo realizzato come l'ho realizzato. Auguro tanto che diventi un personaggio sempre più noto. Il mio fumetto, se contribuisse a questa persona a diventarlo, sarei fortemente orgoglioso della cosa. Come la cosa reciproca, diciamo, cioè proprio se fossi noto io, mi piacerebbe poter accompagnare nella mia notorietà determinate persone. Tipo, ho scoperto per una serie di coincidenze il maestro Spadi, che parliamo del maestro Spadi. Il maestro Spadi è una persona molto in gamba, stimo molto il maestro Spadi, ma quando l'ho scoperto, diciamo che mi si è rilevato, ho detto, questa persona non può, non, cioè, ha di quelle qualità che ragazzi ce ne sono pochi secondo me. Io sono onorato che lui mi questa collaborazione mi personalizzi, diciamo, con la musica determinati miei video. Ascolto i consigli degli amici, delle persone a cui voglio bene, diciamo, che mi sono vicine, però quando decido una cosa va in rete il giorno dopo, nel senso che lui sa, come sanno anche altri, tipo l'animazione di Bobo Bau sarebbe stato meglio, lo so anch'io, farla uscire a luglio, quando questi animaletti magari disgraziatamente vengono abbandonati da qualche deficiente. E questa animazione tratta di questo, una campagna che vuole essere vicina a questa cosa. Mi sentivo di farla perché mi sentivo di fare il pupazzo di Bobo Bau. E niente, è una cosa che mi ha sempre un po' toccato, volevo realizzarla, l'ho fatta. Quel giorno che ho deciso di girare, ho girato, ho chiamato un'amica, non poteva, ho chiamato un altro mio amico grafico, anche lui, collega, era disponibile a questa cosa, ho girato una parte in vettura e l'altra parte proprio girato sul posto. Niente, cosa andava fatta e l'ho fatta. Disegnare nel mio studio, tranquillo, avere lì in fianco tutta la mia documentazione largata sul tavolo più grande, e niente, devo avere sotto tutto, sott'occhio, occhi, bocche, nasi, fisici, paesaggi, tutto per fare magari una sola cosa, devo averne tante, come penso fa parte della documentazione. Saper cogliere, diciamo, quell'attimo di una persona in un determinato modo è una cosa da grandi per me. Infatti ammiro anche certi suoi fotografi che riescono a rendere, diciamo, quello che realmente lei è. E cosa che da parte mia, riuscire a beccare quello scatto e riuscire a realizzare proprio lei stessa. Bene, spero sia stato interessante tutto e ci aggiorniamo sul mio sito o sui social network. Ciao!